Ben ritrovati a Linea Diretta, alle migliori risposte alle vostre domande. In questo caso parliamo di domande sugli animali, sui loro bisogni, sulle loro necessità, sulle loro avventure o disavventure che riguardano chiaramente noi umani. Assolutamente. Allora, dottor Mistolo sta rispondendo a tamburo battente alle vostre, come a questa che ci arriva da Andrea di Arezzo. L'anno scorso per Natale mi hanno regalato una stella di Natale. Il mio bassottino l'ha masticata per un po' e poi ha avuto diarrea e vomito. Sì. Ci credo. C'è relazione tra questo fatto? Sì, c'è relazione, sì. Allora, intanto diciamo così, che ci sono alcuni cani, io ce n'ho uno, quindi lo so cosa significa, che mangiano di tutto, cioè masticano veramente di tutto. Tutto quello che trovano. Il mio sta in giardino, infatti mi ha distrutto il giardino. Ma a parte questo particolare personale, il fatto della stella di Natale, che poi tra l'altro siamo in argomento, perché ecco, adesso cominciano, siamo vicini. Sì, ci regaliamo l'un l'altro le stelle di Natale, che sono bellissimi, sono dei fiori molto belli, tra l'altro si chiamano stelle di Natale e sono proprio in periodo, ma sono tossiche. Ci sono delle sostanze che sono tossiche, che provocano, se masticate dal cane o mangiate dal cane, anche una sintomatologia abbastanza seria, abbastanza grave. C'è irritazione, perché contengono un lattice le foglie, c'è irritazione delle prime vie della bocca, insomma delle prime vie digerenti, e poi se ingerite possono dare anche vomito e diarrea. Non è un'intossicazione grave, ma insomma dà qualche bel disturbo. Ci sono altre piante che danno veramente molto, molto, molti problemi, a volte possono portare fino alla morte, quindi bisogna stare molto attenti. Normalmente i nostri cani, i nostri animali li conoscono, lo sanno, riescono a percepire quello che è un po' la cosa pericolosa, sì, però sui cuccioli per esempio no, bisogna stare molto attenti. Perfetto, allora Martina da Monte San Savino ci scrive: il mio gatto di 10 anni dovrebbe avere la sua vaccinazione annuale, qualcuno dice che non serve, lei che ne pensa? Questo è un argomento, visto che siamo in campagna di vaccinazione umana. Appunto, è un argomento che in umana viene, è d'attualità. E giustamente se ne sentono le ripercussioni anche in veterinaria. Uno pensa, ma io me la devo fare la vaccinazione anti-influenzale oppure no? Perché si sente dire il mondo, se poi uno va in internet e trova veramente di tutto. Sì. Allora, diciamo questo, che le vaccinazioni, secondo me, la mia opinione personale è questa, che proteggono da malattie veramente serie, in questo caso sto parlando del gatto, sono tre: rinotracheite, calici virosi e gastroenterite, che sono veramente molto 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 importanti nel gatto. Quindi se la vaccinazione porta un qualche disturbo, perché può essere un qualche disturbo all'animale, secondo me è secondario, e quindi io direi di fare la vaccinazione come prescritto annualmente dalla veterinaria e dalla scienza veterinaria in senso generale, e quindi io lo farei. Ecco. Allora, dottore, ci scrive Simona. Buonasera, dottore. Una gattina di 16 anni che ha smesso di mangiare, l'ho portata dal veterinario per fare gli esami, che non rivelano problemi di malfunzionamento renale e vari. Gli hanno fatto solo una flebo per idratarla, ma nonostante tutto non ha ripreso a mangiare. Purtroppo temo il peggio. Mi può dare un aiuto? Questa è una domanda un po'. Gatta anziana che smette di mangiare, mi potrei riallacciare al discorso delle vaccinazioni. Perché? Perché a volte i nostri gatti smettono di mangiare, ma il veterinario l'avrà visto sicuramente, avrà fatto una visita accurata e sicuramente sarà entrato dentro questa sfera di patologie. A volte hanno delle rinotracheiti. Rinotracheite vuol dire infiammazione della mucosa nasale e della gola. E allora succede che non mangiano, pur non avendo un quadro ben definito e particolare, e anche a livello proprio diagnostico da un punto di vista di laboratorio, quindi esame del sangue, esame dell'urina e quant'altro, non si trova assolutamente niente, perché per il semplice motivo che una volta che deglutiscono, come succede a noi quando abbiamo il mal di gola, sentono male. E quindi vanno, diciamo che il proprietario riferisce, vanno alla ciotola del mangiare, la guardano
E poi tornano indietro. Vorrei, ma non posso. Vorrei, ma mi fa troppo male. In un gatto anziano questo è abbastanza pericoloso, ha fatto molto bene il veterinario a reidratare l'animale, perché il gatto specialmente si disidrata abbastanza facilmente e quindi questo è molto importante. Però penserei a questa sfera. Quindi ritornare dal veterinario e... Sì, sa dare un'occhiata alla gola di questo, ecco, di questo animale, perché potrebbe avere qualche problemino. Io direi una, perché se non ci sono, se non c'è i difetti di laboratorio non mi dicono nient'altro, potrei pensare a questo. Benissimo, dottore, grazie, e grazie anche alla nostra telespettatrice. Passiamo ad un'altra domanda che ci viene da Ginevra di Arezzo. Una mia amica ha dovuto operare il suo gatto maschio castrato perché non riusciva a fare la pipì. Ho il fratello di questo micio, mi devo preoccupare? Ma il fatto del fratello dice poco. Immagino che questa patologia sia derivata dal fatto di un calcolo in uretra, nelle basse vie urinarie, che nel gatto, essendo veramente microscopiche, proprio piccolissime, a volte anche un calcolo molto piccolo può innestare il fatto di non fare la pipì, insomma un blocco. Questo deriva più che da problemi genetici, quindi pensare proprio al fratello del gatto, a problemi alimentari. Si ritorna sempre lì, il discorso è sempre lo stesso: l'alimentazione è fondamentale nella salute dei nostri animali. I gatti, specialmente quelli castrati, possono andare incontro a problemi di litiasi. Litiasi vuol dire calcoli a livello urinario. Perché? Perché ci sono dei croccantini che possono provocare questo. Sono ricchi di sali e quindi possono provocare a livello della vescica dei calcoli. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna stare attenti che l'acqua non sia particolarmente calcarea, l'acqua che beve il nostro gatto, e usare dei croccantini che sono urinari, cioè quelli tra virgolette che servono per non fare questo tipo di processo, insomma, ecco. Quindi alimentazione particolare, croccantini urinari e acqua non calcarea. Queste sono le due regole generali. Basta, non credo che ci sia da dire altro, la genetica c'entra abbastanza poco. Perfetto, andiamo avanti. Allora, Paola da Arezzo ci scrive: un cagnolino meticcio di un anno che ha cominciato a farmi la pipì in ogni angolo della casa. La castrazione è l'unico sistema di soluzione, mio marito non vorrebbe. Ecco, questo è il fatto che i mariti non vogliono. No, perché se no. un transfer. Sì, è una cosa che viene sempre. Oddio, fuori. Oddio, se rinasco cane mi castrano. Anche sul gatto. Sembra proprio una trasposizione. Dice, ma prima lo fa il gatto al cane, poi dopo chissà cosa diavolo capita. No, allora, bisognerebbe capire se questo cagnolino fa la pipì in giro per la casa perché è disturbato. Cioè proprio a livello delle vie urinarie, e quindi ritorniamo al discorso alimentare, siamo sempre lì, se è disturbato, se ha un qualche problema di cistite, di infiammazione o di disagio a livello delle vie urinarie, oppure lo fa per marcare il territorio. Allora, se il problema, se la patologia è legata ad un'infiammazione delle vie urinarie, quello basta fare un esame dell'urina, quindi raccolga tranquillamente l'urina in una provetta e il suo veterinario farà l'analisi o con degli stick immediatamente oppure mandandolo al laboratorio, e in modo da vedere se i parametri sono tutti normali. Se i parametri sono tutti normali, allora bisogna pensare ad un fatto di territorialità. Cioè, il cane che cosa fa? Va a fare la pipì negli angoli strategici, nelle parti strategiche della casa o del suo giardino o del territorio che considera suo, in modo da dire, mettere la firma, guarda che qui sono padrone io, questo è il mio territorio, e lo fa con i suoi metodi, cioè con l'odore suo lasciato dalla pipì. Ecco, in questo caso il fatto il castrare il cane sicuramente può portare ad un beneficio. Quindi fare questo accertamento è nel caso sì. Per il marito non lo so. Si metta l'animo in pace, penso, probabilmente. Penso, no? Di sì. Per il bene dell'animale.
Allora, Antonio da Camuccia ci scrive: il mio cane scappa sempre, fa le buche sotto la rete e se ne sta via ore. Mi sa che è tipico. A parte la preoccupazione, temo faccia dei danni. Che cosa faccio? È un grosso problema questo qui, è un problema che hanno molti. Cane fuggitivo. Che hanno molte persone. Scavatore. Anche perché poi veramente ha ragione questa Antonio. Persona, sì, ha ragione nel dire i danni, perché poi è il proprietario che è responsabile di quello che fa il cane fuori dal suo giardino, dal suo territorio, perché se va sotto una macchina, cioè, il cane non deve essere randagio e col microchip poi si risale al proprietario, quindi ha perfettamente ragione. Allora, è un problemaccio, nel senso che anche lì ci sono dei cani che hanno la voglia di andare al giro, sono dei viaggiatori così, vaganti, e lo fanno. Purtroppo non esiste nessun tipo di problema, di rimedio a queste cose qui da un punto di vista proprio, come dire, abituo il cane a non farlo, abituo come? È veramente una cosa abbastanza stressante per il proprietario, preoccupante per l'animale e anche per il proprietario. C'è un sistema che veramente è stato visto che funziona, il recinto elettrico. Purtroppo è un qualche cosa che non andrebbe fatto, ma proprio a mali estremi rimedi. Ci sono quei filini con un'apparecchiatura particolare che tra l'altro sopra anche tranquillamente per i cavalli. Certo, per i maneggi. Per i maneggi che ce l'hanno tutti. Quando il cane arriva lì e tocca uno di questi fili messi intorno alla recinzione, prende una piccola... O uno gli fa un box con il recintino elettrico. Però poveretto... Insomma, io direi proprio il giardino. Un giardino grande, in modo che il cane che scappa, che ha voglia di correre, ha voglia di camminare, possa muoversi tranquillamente. Chiuderlo in un box mi sembrerebbe proprio contro la natura del cane viaggiatore. Del cane viaggiatore anonimo, e a quel punto lì... Se no un mega... guinzaglio. Ma anche al guinzaglio alla catena non va bene, non mi piace. Invece questi filini qui toccano un pochino il filino e una piccolissima scossettina l'avverte, guarda che di qui non si passa. Quando l'ha sentito una volta è finito il discorso. Beh, questa è un'ottima soluzione. Allora, la mia gatta di 2 anni non è sterilizzata e va sempre in calore. Sembra che soffra, è vero? Ce lo chiede Daniela d'Arezzo. È vero sì, perché la gatta... Allora, aspetti dottore, c'è una telefonata, siamo comunque fuori orario massimo, vabbè. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, una domanda al dottore. Prima parlavate di lettiere per i gatti. Ogni gatto, io ho 2 gatti in casa e ho una lettiera, io fu messa a suo tempo una lettiera sola. Sì. Ma è un discorso sempre valido o è consigliabile mettergli 2 lettiere? Prima cosa. Sì, è consigliabile mettere 2 lettiere perché i gatti, cioè noi dobbiamo pensare questo, che il nostro olfatto, il nostro odorato, la nostra capacità di sentire è molto 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 inferiore a quella degli animali. Loro si orientano con il gatto e il cane, ma anche altri animali, con l'olfatto. Quindi il fatto di andare nella lettiera dove c'è stato un altro non farebbe piacere manco a noi. Quindi 2 lettiere direi che sono veramente... Un'altra cosa, qualche volta vedo che, ma raramente comunque, urinano fuori, io abito al terzo piano, urinano nel terrazzo, in altre zone fuori dalla lettiera. Ma mi sembra che sia un gatto che fa questo, non ho l'idea precisa, ma mi sembra che sia un gatto che fa questo. È il discorso di prima, o non ama i sassolini, perché lei avrà notato che le lettiere hanno un certo tipo di odore che serve per assorbire l'odore della pipì e della cacca del gatto, o non hanno un odore che è gradevole, o non gli piace proprio anche al tatto, quando cominciano a raspare, a nascondere quello che fanno. Provi a cambiare lettiera, perché molte volte funziona. Perfetto, finiamo. Prego. Io, per quanto concerne i vaccini, dato che vivono in casa, non hanno contatto con altri animali, eccetera, eccetera, è indispensabile il discorso del vaccino o no? Ne abbiamo parlato prima. Secondo me sì, perché non importa che abbiano dei contatti diretti con altri animali malati, ma siamo anche noi che andando fuori portiamo il virus, oppure anche per via aerogena, cioè come noi prendiamo l'influenza, ecco, insomma, i virus ci sono in giro, basta uno sbalzo di temperatura che ci mette in difficoltà, stessa cosa per i nostri animali. Certo, perfetto, grazie. Dottore, finisca di dire: gatta non sterilizzata va sempre in calore, soffre? Sì, soffre. Quindi vaccinarla.
Sterilizzarla. Soffre sì, perché la gatta ha l'ovulazione indotta dal rapporto sessuale. Se non c'è rapporto sessuale non c'è l'ovulazione e quindi non finisce il suo ciclo. Non è come tutte le altre femmine che cominciano il ciclo sessuale, ovulazione, e dopo piano piano a livello ormonale c'è un cambiamento per cui il ciclo ritorna dopo, nella cagna 6 mesi, altri animali più frequentemente. Nella gatta no, torna tutto indietro, non c'è ovulazione e dopo 15 giorni mao mao ricomincia un'altra volta e quindi soffre veramente da paura. Sterilizzazione. Perfetto, grazie dottor Paolo Mizzolo per tutte queste risposte interessantissime sulla salute dei nostri amici a quattro zampe. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e telefonato e scritto per le vostre domande. Arrivederci ad un altro appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande.